Nuovo anno, la speranza è che il Pescara possa intraprendere un nuovo percorso. Distanza siderale, meno 16 dalla coppia di testa Reggiana-Modena, due squadre che senza alcun dubbio hanno dimostrato di essere molto più competitive. Naturalmente oggi Auteri firmerebbe per chiudere la stagione al terzo posto, che dista 7 lunghezze. Probabilmente sì, certo che sì. Il nostro vero obiettivo è quello di fare il 20-25% in più dei punti che abbiamo fatto all'andata, l'ho detto, è un obiettivo, io non mi sottraggo a nessuna responsabilità, ma lo dico perché siamo in condizione di farlo. Primo avversario il Montevarchi in grande emergenza, tra poco ne parleremo. Biancazzurri privi degli squalificati Janes e Pompetti, il probabile 11, Sorrentino tre pali in difesa in grosso, Drudi e Veroli. Sulle fasce Zappella e Rasi, Giambo al fianco di Derisio al debutto con la nuova maglia. Probabile panchina dunque per Memuscei, davanti Clemenza e Dorsi a supporto di Ferrari. In realtà altro dubbio sulla fascia sinistra, Zita in crescita contende il posto a Rasi. Sul belga Auteri si esprime così. Zita è un giocatore di grande qualità e la mia delusione, oltre che insoddisfazione, oltre che incazzatura, perché me ne prendo anche le colpe, perché è un giocatore di quella caratura tecnica, fisica, deve fare il salto di qualità, ma lo deve fare dal punto di vista professionale. Siccome rappresenta un capitale per la società, io non abbandono mai nessuno, certo che sì, però vorrò vedere in campo perché non mi basteranno solo le promesse. Di fronte il Montevarchi a dir poco rimaneggiato, tra Covid e infortuni di varia natura, sono ben 8 le assenze cui dovrà ovviare il tecnico Roberto Malotti. Amatucci, Martinelli, Duzzu, Bassano, Jallov, Tozzuolo, Cassiello e Biagi. Formazione zeppa di under, sistema di gioco 3-4-1-2. Tre pali giusti, nel cuore della difesa livoriano Asci, il neo arrivato Boccadamo e il debuttante senza amici, classe 2004, 18 anni appena compiuti. Esterni Lischi, autore del momentaneo pari nel match di andata, e il teatino Intinacelli. In mezzo Mercati e il croato Mionic, più alto Carpani, alle spalle del tandem d'attacco Gambale Barranca. Ultima vittoria a Grosseto lo scorso 21 novembre, quindi due pareggi nelle successive 5 partite. 21 gol fatti, 33 subiti, come Pontedera e Viterbese. Peggio ha fatto il Teramo con 37 reti al passivo. Una squadra che gioca un ottimo calcio, già all'andata ha fatto complimenti al loro tecnico, squadra che si gioca le partite, a volte fino all'esasperazione, però è una squadra che ha contenuti oltre che qualità, perché ha 4-5 giocatori importanti, di grande spessore tecnico, una squadra complessivamente anche giovane e ben allenata. È una squadra che probabilmente ha raccolto anche meno, visto tante partite. Ultimamente hanno anche cambiato modo di stare in campo, però la faccia è sempre la stessa, di una squadra aggressiva che cerca di prendere il controllo della partita, che cerca di ripartirti, una squadra che cerca di difendersi con tutti, una squadra che gioca un calcio collettivo, quindi è un avversario subito bello tosto, al di là della classifica e dei risultati che hanno fatto il giorno d'andata, perché è una squadra che gioca a calcio, ma siccome noi contiamo di farlo anche noi, io sono sicuro che sarà una bella partita. Infine il mercato, lunedì 31 gennaio la chiusura della sessione invernale, le aspettative del tecnico biancazzurro. Io credo che in mezzo al campo siamo a posto, io credo che dietro siamo a posto, parlando sempre poi di chi eventualmente potrebbe uscire, io credo che qualcosina, togliendo soprattutto alcune cose davanti, le dobbiamo fare davanti, è lì dove ci dobbiamo concentrare, ma poi se arriveranno bene, se non arriveranno, io sono contento dei giocatori che alleno e soprattutto abbiamo la voglia, il desiderio, la possibilità concreta di poter fare un campionato decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo fatto all'andata e in questo girone di ritorno.